cosa si fa questo weekend. Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre tornano i profumi, i sapori e i colori d'Oltralpe con la nuova edizione del Mercatino Regionale Francese che si terrà a Macerata in piazza Vittorio Veneto. Tante le prelibatezze enogastronomiche e i prodotti artigianali presenti, tutti rigorosamente di qualità e tradizione francese. Sempre a Macerata, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, avrà luogo la giornata nazionale del trekking urbano. Quest'anno l'edizione maceratese è ispirata alle antiche fonti, sorgenti di vita naturale e spirituale. Il percorso studiato per l'occasione toccherà infatti alcune delle fonti storiche maceratesi. Domenica 1 novembre, la chiesa dell'Annunziata di Pesaro ospita lo spettacolo Ma, di Antonio Latella, un omaggio a Pierpaolo Pasolini a 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta la notte tra il 1 e il 2 novembre. Per l'occasione saranno esposte alcune fotografie di Pasolini del maestro Mario Dondero. Sabato 31 ottobre, alla parrocchia Spirito Santo di Tolentino, un momento di convivialità e preghiera per Notte della Santità. Dalle 19.30 accoglienza ai giovani della vicaria, alle 20 cena e dalle 21 testimonianze e preghiera. Al termine musica e cioccolata a volontà. Fa tappa a San Severino Marche la nona edizione dell'Homeless Rock Fest, il contest per gruppi emergenti che si caratterizza da sempre per l'assoluta originalità dei brani che vengono presentati, tutti rigorosamente inediti. L'appuntamento è per sabato prossimo, 31 ottobre, al Teatro Italia. Ed anche quest'anno, sabato 31 ottobre, il centro storico di Mogliano si tinge di nero per Halloween. Stradine e vicoli diventeranno un percorso horror per una serata da brividi tra mostri, streghe e fantasmi. Dalle 18, disponibile anche un'area dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con gonfiabili gratis, magie, dolci, trucca bimbi e tante sorprese a prova di passeggino. Ingresso 5 euro e gratuito per tutti i bambini sotto i 10 anni. Sabato 31 ottobre a Corinaldo, in provincia di Ancona, torna la festa delle streghe. Giochi e scherzi per bambini di tutte le età, virtual horror experience, ritratti fotografici deliranti, torri della trasformazione, alchimie, taverne, dolcetti e scherzetti, notti di follia e delirio. L'ingresso è libero, ma l'uscita non è garantita.